tutte dolcezze, amiche mie, adorate, carissime. Mi vedrete senza trucco, chiedo scusa, ma di starmi a mettere in ti, starmi a truccare con douche, labbra di un certo livello, bijou, non mi andava. Quindi sono in tenuta da casa, qui sta facendo il, a Bari, il diluvio universale, sono già due giorni che veramente, non so se si sentirà poi nel video il rumore della pioggia battente. E da una parte mi fa piacere perché sinceramente starmi a mettere il giacchettino di ciniglia per coprirmi mi fa non piacere di più. Ciance alle bando. Voglio farvi un video, sui detersivi top di Lidl, toppissimi, i consigliati, e più un profuma ambienti che a me ha colpito, vado a prendere. Allora, il profuma ambienti in question, sentite, a morire, il profuma ambienti in question è questo qui che ho trovato. Chi ha visto delle mie adorate, mi sembra la marchesa, come si chiama quella? Mie adorati, la marchesa, vabbè, non mi ricordo. Comunque, nel vlog dove faccio vedere appunto le offerte, le promozioni di Lidl, no, scusate, questi capelli si possono a chiamindare così, quindi me li sciolgo. Appunto nel vlog vi faccio vedere che fortunatamente avevo trovato questo profumo ambienti. L'avevo scoperto grazie a un gruppo di Facebook, il quale alcune dei membri chiaramente, diciamo, persone che fanno parte di tutta Italia, quindi molte volte le cose di Lidl che ci possono stare al nord non stanno qui al sud, avevano fatto vedere alcune signore questo profumo ambienti. Io l'ho trovato e infatti con mio sommo stupore l'ho voluto subito acquistare, e trattasi di questa boccetta deliziosa quadrata con questo liquido e questo fiore che una volta acquistato voi lo troverete color beige. La peculiarità di questo profumo ambienti quale sarebbe? La peculiarità sarebbe che una volta tolto il tappino superiore, guardate, va inserita la rosa all'interno, e ci vogliono due giorni per colorarsi, quindi voi andrete a vedere la parte centrale che si inizia a colorare del liquido appunto profumato, e poi tutti i petali intorno diventano dello stesso colore del liquido. È un profumo ambienti valido, non ci avrei scommesso
centesimo, è un deodorante per ambienti validissimo, si sente e anche abbastanza, soprattutto quando inizia a colorarsi tutto il fiore. E io purtroppo sono andata ancora perché volevo comprarne altri per fare la scorta, perché sono una limited edition, si trovano semplicemente in alcune occasioni, non vedo l'ora di ritrovarli per prenderne altri. Erano in tre profumazioni, questo è fior di loto, poi c'era la rosa che voglio prendere e c'era anche nella profumazione gialla dove mancava il fiore, e quindi io non l'ho voluto prendere a 1,99 euro, top. Ne volevo comprare tante confezioni per regalare uno alla mia mamma, uno alla mia vita azzurra, altri per tenerli io, e perché no fare anche un pensierino per Natale, cioè almeno per me è top, over the top, quindi consigliatissimo se in caso lo trovate. Ho comprato ultimamente questi due detersivi che avevo già preso in altre occasioni. Il Italian Gringo, e sono questo cenerina, detersivo per bucato e lavatrice, 26 lavaggi, 2 litri, lava molto bene, l'ho già provato, lava molto bene, ha un profumo fresco delizioso che andremo a trovare nel Italian Gringo per pavimenti. È un detersivo molto valido, qui dietro c'è scritto detersivo per bucato e lavatrice cenerina grazie ai principi attivi delle ceneri, della cenere scusate, il detersivo per bucato e lavatrice cenerina garantisce tutto lo splendore del pulito in una volta. La sua speciale formula usata alle basse temperature garantisce un pulito senza macchie ed un risparmio di energia. Ottimo. Pagato, non mi ricordo, 1,99, una cosa del genere. E poi ho trovato cenerina il fresco pulito di una volta per i pavimenti, è buonissimo, lascia un odore meraviglioso sui pavimenti, che chiaramente non è che può durare chissà quante ore, lava molto bene. È una cosa che ho riscontrato, cosa che non accade spesso con gli altri detersive per i pavimenti, che nello straccio, con tutto ciò che io lavo di continuo, noto che raccoglie davvero molto bene la polvere, perché lo straccio, quando lo vado a risciacquare con acqua bollente, noto che caccia un po' di sporco, quindi comunque di sporco, per modo di dire, comunque lava molto bene, lascia un gradevolissimo profumo ed è davvero consigliato, come è consigliato questo qui che purtroppo mi è terminato, il W5 per i piatti, un detersivo che ho comprato almeno una cinquantina di volte ormai da quando c'è Lidl, buonissimo, lava molto bene, ha la giusta densità nel detersivo che ti permette di non sperperare e di far durare non soltanto il detersivo sulla spugnetta, ma il detersivo della W5 per i piatti comunque ti dura, quindi è top. Un altro top è il W5 spray mousse, candeggina sgrassatore, sgrassa e smacchia per casa e bucato, quindi ci sono tutti gli esempi
per capi bianchi, per la cucina, per il seggiolone, per il bagno, eccetera eccetera. L'unica cosa che io vi consiglio, per quanto io ami particolarmente l'odore della candeggina, ho notato che mi dà molto fastidio, quindi io quando vado ad che è molto aggressive come detersivo, molto di più dello smack gel con candeggina, che questo è a spray, quindi vaporizza anche se a mousse. Io vi consiglio di stare attente con il naso e magari di tapparvi il naso con un fazzoletto, con un asciugamano, con una qualsiasi cosa, perché è potente, però lava benissimo i sanitari, li disinfetta. Dopo che, visto che io non sono normale, dopo che si utilizza il water, dopo lo scarico si spruzzano due ciuf ciuf di questo e il bagno rimane sempre pulito, profumato, igienizzato, bianco, non si vanno a creare ingiallimenti o altro, perché la candeggina è uno sbiancante universale, quindi veramente molto buono. E i detersivi di Lidl non costano tanto, hanno veramente un costo irrisorio. Ultimo, non per importanza, è il Thaiform disinfettante. È un detersivo io devo essere sincera, come sono sempre, e chi mi segue lo sa, mi conosce, che io sono pan al pan, vin al vin, e sono a così. Tra questo e il Bioform, io preferisco il Bioform, però questo qui è un ottimo detersivo. Costa 99 centesimi, è un detergente multiuso di odorante al bergamotto, quindi è un simile Lysoform per intenderci. È appunto un disinfettante. Questo qui si può utilizzare per lavare i pavimenti, per lavare i sanitari, anche se io opto sempre per la candeggina, per le superfici lavabili, ma si può utilizzare, ci sarà scritto da qualche parte, ma scusate, non pick up the pacienza, Inforchiamo gli occhiali della nonna e tutti insieme a me e Shamanin, e vi vado a leggere. Disinfettare per lavelli, cucine, pavimenti, bagni, docce, servizi igienici per ogni superficie dura lavabile, dosare 100 ml, vabbè. Ma io questo qui lo utilizzo anche per il bucato, quindi quando voi avete del bucato che volete disinfettare, quando lo dici ma io faccio a testa mia, perché è un disinfettante battericida, evita la formazione di germi, combatte lo sviluppo dei germi evitando le cause di infezione. Io metto un tappino di questo nella lavatrice, soprattutto quando vado a fare con tutto il detersivo in polvere o quello liquido antibatterico, disinfettante, tutte le chiacchiere. Quando vado a fare anche il bucato, quindi lenzuola eccetera eccetera, io vado a mettere un tappino di questo, profumo buonissimo, molto fresco, un tappino di questo nella vaschetta. Poi vediamo se vi faccio anche il videuzzo di come fare una buona lavatrice, vediamo, perché mi è stato già chiesto da una di voi. E quindi questi sono tutti i detersive di Lidl, che non è che io consiglio, però top paste, top paste, top paste.
questo qua da non sottovalutare, top 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 top. E niente, facciamoci spazio. E niente, spero che questo video vi piaccia. Un bacio e alla prossima. Ciao!